officina 99. Allora, stasera amici di Gioia Video Channel, incontriamo davvero una delle anime più ribelli dell'underground italiano. Siamo qui con Luca Persico, in arte Ozulu, leader dei 99 posse. Ciao Luca. Giusto un anno fa, Curre Curre Guagliò 2.0, ovvero l'edizione rivisitata 20 anni dopo di un disco che ha fatto la storia. È una scelta che sottintende come in tutto questo tempo le cose non siano cambiate per nulla, oppure è una rabbia vecchia ma rinnovata? È la seconda che hai detto. Quel disco non è che parlava di cose, c'aveva anche tantissimi accenni alla realtà che ai noi se è cambiato in peggio al limite, però era un disco fondamentalmente di rivalsa, di autorappresentazione, di gente che decide di prendere la strada di gridare da sola la propria diversità, visto che non trova nessuno disposto a volerla rappresentare né nel panorama musicale né tantomeno in quello politico-culturale, no? E quindi 25 anni fa ormai iniziamo questo viaggio che ancora oggi continua, e abbiamo scoperto che è un viaggio nel quale ovviamente passano tantissime persone di ogni generazione che si è susseguita, diciamo così, alla nostra, e ognuna di queste generazioni in qualche maniera passa anche attraverso l'ascolto di quel disco. Ma poi c'è chi gli rimane, c'è chi no, però di fatto sembra, dico sembra perché quello che mi dicono, non sono un docente di sociologia, certe cose non le so, però sembra insomma che questo disco rappresenti ancora oggi un punto di partenza per tanti, o comunque un punto di passaggio proprio nella storia del percorso di autorappresentazione di altre persone al di là di noi. Che ha portato una certa consapevolezza generazionale. Esatto, questa consapevolezza generazionale abbiamo voluto in qualche maniera sottolinearla con la riedizione 20 anni dopo di questo disco, regalando quindi all'ultima generazione, quella di oggi, l'opportunità di ascoltarselo con dei suoni un po' più vicini alla realtà di oggi, e con anche l'intervento di una serie di artisti che alcuni dei quali sono nostri contemporanei, un paio dei quali addirittura vengono prima di noi, molti dei quali invece sono venuti fuori immediatamente dopo o molto dopo la nostra esperienza, ma ognuno dei quali in qualche maniera coinvolto anche lui dall'ascolto di questo disco, in qualche maniera cambiato dall'ascolto di questo disco. E quindi ecco, un disco che è riuscito a essere molto più trasversale A proposito di queste collaborazioni, c'era la voglia probabilmente di contaminare e condividere la vostra opera e la vostra storia. È perché la nostra storia è una storia di contaminazione e di condivisione, per cui non c'è niente di più naturale quando pensiamo di fare un disco di contaminarlo, appunto, no? e di renderlo quanto più trasversale possibile. Questo era il nostro obiettivo. Quando decidemmo di fare il gruppo musicale, pensavamo, noi fino ad allora scrivevamo i volantini e ci accorgevamo dei limiti dei volantini. Tanta gente li prendeva, se li prendeva, e poi li appallottolava e li buttava via dopo aver letto al limite il titolo. E infatti per un lungo periodo nell'area nostra politica ci eravamo specializzati in titoli di volantini, nel senso cercavamo di condensare il maggior numero di cose dentro a quei due righi scritti in eretto sopra, perché eravamo consapevoli che era l'unica cosa che la gente si leggeva. Poi a un corteo a Roma scoprimmo l'esistenza degli Onda Rossa Posse, e quindi scoprimmo l'esistenza del rap militante in italiano, tutti insieme. E noi fino a quel giorno non ascoltavamo neanche il rap perché lo consideravamo musica commerciale, questo perché eravamo giovani, un po' stupidi. Più che stupidi, ecco, con dei paraocchi molto, molto spessi, che ci impedivano di considerare musica qualsiasi cosa non avesse capelli lunghi o creste, batteristi che sudano, insomma, no? Siccome era anche il periodo dell'esplosione di Claudio Cecchetto e di tutto quello che rappresentava Claudio Cecchetto, perché poi lui è anche un bravo producer, ha dato tanto alla senza musica, dubbio. Però è diventato, diciamo così, il simbolo di quegli anni 80 in cui contava solo l'apparenza, in cui contavano i soldi, in cui contava
il benessere, la solidarietà, la Milano da bere, fuori moda, esatto, e tutte queste cose qua. E in quest'ambito qua i gruppi musicali che c'avevano, non c'avevano il gruppo ma c'avevano il DJ, a noi per una questione di mera ignoranza ci aveva dall'inizio fatto diffidare di questo genere musicale, per cui ci eravamo persi anche cose importantissime come i Public Enemy, come i Beastie Boys, i Randy MC, li abbiamo poi rivalutati e scoperti dopo aver ascoltato gli Onda Rossa, e quindi dopo aver fatto un po' di ricerche sul rap, e dopo aver scoperto che altro che fenomeno commerciale era proprio esattamente quello che volevamo fare noi, cioè le strade che in qualche maniera si riprendono la parola, visto che nessuno gliela dà, e la portano avanti. Per cui, scoperto il rap, scopertolo pure direttamente in italiano, tornati a Napoli da quel corteo che era a Roma, decidemmo di comprare i primi vinili di importazione, erano dei mix di 45 giri grandi, no? Che da un lato c'avevano il pezzo e dall'altro lato c'avevano la sua versione strumentale. E quindi c'era anche questo del rap che ci colpì moltissimo, la sua, chiamiamola così, estrema facilità all'approccio, nel senso che non c'era bisogno di comprare uno strumento e poi dopo di imparare a suonarlo. C'era bisogno innanzitutto dell'idea, ma si doveva che poi non mancavano del tempo, e dopodiché via, le basi rubate e si va. Poi col tempo insomma abbiamo scoperto che le basi te le puoi anche fare da solo, insomma, siamo arrivati ad essere quello che siamo oggi. Sono delle vere perle di storia, amici di Gioia Video Channel, ma approfondiremo tra poco, perché a proposito di storia ultimamente è uscita anche una bibbia, se vogliamo, tra virgolette, del mondo dei 99 posti, di cui parleremo tra poco. Tornando alla vostra carriera, c'è stato un momento in cui avete raggiunto una certa visibilità mainstream a metà anni 90, un successo straordinario di pubbliche vendite, però avete sempre continuato la vostra attività di lotta politica e sociale senza perdere di vista le origini, gli obiettivi, il vostro essere. Ma come si riesce a coniugare la carriera ad ideali scomodi? A volte non ci si riesce. Noi per esempio, finché ci siamo riusciti, siamo rimasti. Quando abbiamo scoperto che incominciavamo a non avere più la capacità di reagire bene a tutti, perché tu ti trovi in mezzo tra i movimenti da un lato, la gente comune dall'altro, che poi delle storie anche di movimenti non ne sa tanto e neanche tanto ne vuole sapere, dall'altro lato il mercato, sì, quello discografico, quello della musica dal vivo. Quando tu stai in mezzo più o meno perfettamente inserito sia nell'uno che nell'altro contesto, vivi comunque una contraddizione. Ora qualcuno, proprio ultimamente ho letto, sta parlando del grande privilegio dell'artista di potersi permettere di essere contraddittorio, no? Però noi che non nasciamo come progetto artistico ma che nasciamo come progetto politico, questa, e che comunque non ci vergogniamo delle nostre contraddizioni, perché le consideriamo insomma parte di un percorso, cade chi cammina, anche umano, sbaglia chi ci prova, però quando a un certo punto ti rendi conto di sentirti schiacciato in mezzo a questi meccanismi e non rappresentato più da nessuna parte, non rappresentato sicuramente quando stai nei salotti televisivi o in certi ambiti musicali dal vivo, ma neanche rappresentato più quando vai a un corteo, perché gli stessi compagni ti guardano con un'altra faccia, ti proteggono, ti chiedono di fare l'intervento dal camioncino, innalzano. Non riesci più ad essere il militante, diciamo, di base che al limite tu vorresti essere in quel momento. Presi da tutte queste cose, più o meno intorno tra il 2001, tra il 2000 e il 2001 abbiamo cominciato a discutere, fino a che abbiamo deciso proprio di scioglierci. In questo modo abbiamo fatto. Quindi diciamo per un periodo ce l'abbiamo fatta, quando abbiamo capito che anche le differenze che c'erano all'interno del nostro gruppo, che fino ad un certo momento erano state la nostra grandissima ricchezza, incominciavano ad essere un limite, perché incominciavano a diventare troppo differenti, diciamo. Abbiamo pensato di fermare il carro bestiame che eravamo diventati e di lasciarci il tempo per poter riflettere, per poter seguire le proprie strade insomma, che si volevano seguire, senza dover più vivere la mediazione con gli altri come una privazione, come un problema invece che come un arricchimento. E poi dopo quasi 10 anni di questo, a un certo punto ci siamo rincontrati. Una buona parte di quelli che eravamo, in particolar modo ci siamo rincontrati quelli che l'avevamo proprio inventato il gruppo nel 1900, ormai lontano 91,
E niente, dopo poche parole di discussione avevamo già deciso, insomma, che c'erano di nuovo tutte le condizioni. Era un discorso che non si era chiuso. Per poter ricominciare, perché appunto, perché eravamo tutti d'accordo sul fatto di dover ricominciare, non di dover riprendere. E poi basta. Poi. A proposito di 2001, può aver rappresentato uno spartiacque, e forse lo testimonia appunto questo episodio di rottura dei 99 poste, il G8 di Genova, a cui tu hai preso parte, e si può dire hai vissuto in prima persona la celebre macelleria messicana di quei giorni. E cosa lascia dentro una situazione del genere? A noi ci lasciò fortissimo amaro in bocca, anche perché eravamo stati tra i principali promotori di quella manifestazione, era un periodo in cui stavamo spessissimo in televisione e non avevamo mai perso occasione per invitare la gente a partecipare, numerosa e pacifica e sorridente. E avevamo sottovalutato il fatto che per invece la nostra controparte quella era la trappola ideale, sia per provare a togliersi lo sfizio magari di ammazzare qualcuno come poi hanno fatto, ma soprattutto per dare una sonora lezione a questo movimento che li stava incominciando seriamente a mettere in difficoltà a livello internazionale. E noi, sottovalutando questa cosa un po' troppo, ci siamo prima di tutto ritrovati senza alcuna difesa possibile, nello sconcerto più totale in mezzo ad una vera e propria guerra. E poi da quel giorno in poi, ecco, vivere la doppia personalità come avevamo fatto fino a quel giorno, degli artisti televisivi da un lato e dei compagni dall'altro, farle convivere queste due cose è diventato letteralmente impossibile, per cui ci siamo fermati. Si può dire che quel G8 fu un esperimento di controllo sociale, a mio avviso, che ha dato il via poi a politiche repressive sempre più stringenti in ogni ambito aggregativo non conforme. E da lì forse è iniziata a esaurirsi quella spinta ribellistica degli anni 90 che in seguito non ha trovato forse un grosso ricambio generazionale. A 14 anni di distanza però la storia ha dato ragione a quel movimento di No Global, probabilmente. Non solo, ma poi non c'è stata un'interruzione delle politiche di quel movimento. C'è stata sicuramente una perdita di centralità nelle dinamiche politiche del nostro paese, che proprio in quel periodo ci vedevano centrali nella discussione, nella proposta politica e nel dibattito. Però l'area ha continuato, al di là dei 99 che hanno scelto di sciogliersi, perché comunque non erano dei puri militanti, appunto vivevano questa condizione, ne abbiamo già parlato. Ma i movimenti hanno continuato ad essere, hanno continuato a occupare, hanno continuato a resistere, tutti i centri sociali che c'erano allora più o meno ci sono ancora oggi e hanno avuto anche i loro bei ricambi generazionali. C'è tanto ancora da fare, però almeno questa volta non partiamo da zero come partimmo da zero negli anni 90. Ecco. E parlavi appunto di quel triste episodio dell'omicidio di Carlo Giuliani. Le cronache ormai sono piene di casi di violenza e sopraffazione da parte delle forze dell'ordine, per non parlare appunto di omicidi rimasti impuniti. E avete scritto nella vostra pagina sarcasticamente di questa rapina finita nel sangue, i due colpevoli sono scoperti essere due rappresentanti dell'Arma dei Carabinieri. C'è una deriva fascista secondo te nelle autorità istituzionali, oppure sono magari funzionali al mantenimento di uno status quo dove il rapporto non è più destra-sinistra ma sopra-sotto? Il fascismo è sempre stato il braccio armato di chi appunto, cioè il problema è il sopra-sotto. Ma che diventa destra-sinistra perché la sinistra sta dalla parte del sotto e la destra è sempre stata il braccio armato del sopra. Questa è la mia povera ed eventualmente anche contestabilissima analisi, però è quello che penso. Tutto qui. Poi sì, la risposta è sì, certo che c'è una deriva sia non solo nelle forze dell'ordine, ma anche in qualche maniera tutti i social ormai sono diventati delle palestre di sfogo di odio immotivato, dove non c'è, che l'odio poi, come noi abbiamo anche scritto una canzone sull'odio, l'odio è un sentimento nobile, ma va alimentato anche dalla volontà di comprendersi, di confrontarsi. Oggi non c'è più questo, c'è solo attraverso soprattutto i social l'opportunità di offendere il prossimo protetti dall'anonimato. Probabilmente frutto anche di
delle politiche moderne. Non so se sai che ieri ricorreva il 21° anniversario della prima vittoria elettorale di Berlusconi. Ora, possiamo dire che alla sua figura politica probabilmente è sopravvissuto il berlusconismo, cioè un modo di fare politica, direi all'americana, che è quasi trasversale. Si somigliano un po' tutti, centrodestra, centrosinistra, come dimostrano ormai i recenti governi e le alleanze che si susseguono. Una tua considerazione? Hai ragione, non c'è tanto altro da aggiungere. Un'altra questione che ci sta molto a cuore è quella palestinese. Un'aggressione unilaterale, un'invasione che dura ormai 65 anni e oltre. Una lotta impari per una striscia di terra come quella di Gaza, un lembo di terra. Tra 2 settimane sarà il 4° anniversario della morte di Vittorio Arrigoni. Colui che forse più coraggiosamente aveva documentato la verità. Arriverà il momento in cui verrà resa giustizia alla sua opera e alla distruzione e al disconoscimento di un intero popolo? C'è chi pensa che non arriverà mai questo momento, ma c'è comunque chi combatte perché è convinto che arriverà. Noi in mezzo a queste due convinzioni opposte, come dire, proviamo a sostenere gli innocenti, i deboli, quelli che non hanno opportunità di essere sostenuti, tra i quali mi piace mettere anche quella non tanto cospicua ma comunque esistente parte del mondo israeliano che si oppone all'occupazione e alla continua vessazione di questa gente, perché ormai la situazione si è completamente incancrenita, insomma, discorsi anche come chi ha invaso chi ha creato chi per passano in secondo piano rispetto discorsi, no, che sarebbero anche importanti ma che andavano affrontati 50 anni a fa, monte. 60 anni fa, li dovevano affrontare i nostri nonni che li hanno affrontati e li hanno affrontati veramente male, diciamo, per cui oggi quello di cui c'è bisogno è un po' di dignità per la gente comune, quella che è presente e che è la grande maggioranza sia del popolo palestinese che del popolo israeliano, e che io immagino non la voglia questa guerra, non ci creda in questo odio, anche se però poi continuamente viene alimentato, no? Dai continui bombardamenti, dalle aggressioni e quindi dalle risposte che a noi ci fanno ridere se rapportate ad un bombardamento il kamikaze che ci fa esplodere riesce a fare in un anno un decimo delle vittime, però sono vittime, sono gente che muore, esatto. Gente innocente che muore, quindi è un meccanismo, diciamo, no? Orribile nel quale, un circolo vizioso nel quale chi avrebbe veramente gli strumenti per farci qualcosa sono i popoli dell'Occidente con la loro capacità di chiamiamo presunta capacità di influire nella politica interna dei paesi, e lo Stato di Israele che in quel paese non solo in quella zona ma proprio in generale nel nostro pianeta è una delle più forti potenze economiche e militari esistenti, ed è chi ha i mezzi per poterli supportare i cambiamenti, che dovrebbe spingere verso i cambiamenti. Questo è il mio punto di vista. Si continua a dire se Hamas la finisce con i razzetti allora poi può tornare tutto a posto, come se il popolo palestinese avesse prima di tutto intenzione di fermare Hamas e poi avesse gli strumenti per farlo. Come fanno? Non hanno neanche la possibilità di avere una polizia, seppure ce l'hanno, e qua non stiamo parlando di Gaza ma della Cisgiordania, che è un'altra ampia zona dove vivono palestinesi. In Cisgiordania ci sono centinaia di città, ognuna delle quali è separata dall'altra perché è chiusa, con posti di blocco israeliani, in terra però palestinese, a qualsiasi ingresso e a qualsiasi uscita da ognuna delle città. Per cui tu immagini, che ne so, stai a Hebron, vuoi andare a Gerusalemme, devi chiedere prima ai soldati israeliani se puoi uscire da Hebron. Se ti fanno uscire arrivi a Gerusalemme e devi chiedere ai soldati israeliani se ti fanno entrare a Gerusalemme. Poi, quando hai finito di fare il tuo servizio a Gerusalemme, devi chiedere di nuovo se ti fanno uscire. E poi di nuovo di rientrare ad Hebron, e ci sono milioni di racconti di persone, perché io in quelle terre ci sono stato un paio di volte, che ci raccontano di avere passato settimane nel tentativo di tornare a casa una volta usciti per andare a cercare di guadagnare qualche soldo. Questo è per le persone comuni, figuriamoci per persone armate che poi dovrebbero essere la polizia, è assolutamente impossibile muoversi dalla propria città. E allora qua si incomincia poi a comprendere che tante delle giustificazioni che Israele dà sono alla fine false. C'è una non volontà di base, non solo di dialogare, ma anche proprio di permettere le più labili le condizioni per il dialogo.
Restando in tema di razzismo, ma più a livello nostrano, diciamo, avete riportato un episodio successo settimana scorsa da queste parti alla squadra della Coa Bosco, vittima di una vergognosa aggressione durante una partita. Hai sottolineato con forza come i figli di immigrati nati o cresciuti in Italia siano italiani tanto quanto noi indigeni. È indubbio però che nonostante il nostro sia da sempre un popolo di emigrati, dalle molteplicità di etniche, c'è una certa chiusura reciproca appunto tra indigeni e stranieri, una mancata integrazione che viene tra l'altro sempre più fomentata dai mass media. Se è vero che vengono rimarcati comunque episodi conflittuali, ma mai gli esempi di vera integrazione che pure non mancano, a chi giova questa costante divisione? Ah, ai responsabili della crisi, che in questo modo deviano, come dire, l'attenzione della gente dalla vera responsabilità della crisi, addossandola a queste persone. Poi sul caso specifico di quella partita, io vorrei chiedere a questi signori razzisti qual è il, se non il calcio, se non lo sport, qual è lo strumento di integrazione che loro individuano come uno strumento buono per integrarsi. Ecco. Questi qua non mi sembra che erano venuti né a vendere droga né a rubare lavoro agli italiani, sono venuti e hanno fatto una squadra di calcio mista, penso che un gesto di integrazione, di disponibilità non solo al dialogo ma anche proprio al confronto fisico-materiale, come lavorare nello sport e nelle squadre di calcio popolare, sia il massimo che si possa esprimere. Una piaga che poi più o meno ci accomuna a livello di zona è quella dell'inquinamento. La tua zona è tristemente nota come per la terra dei fuochi. Qui noi abbiamo avuto le vicende delle navi dei veleni, inquinamento faldacquifera, Gioia Tauro, adesso abbiamo un inceneritore, un depuratore che casualmente in seguito alle attivazioni è seguito un forte aumento dell'incidenza dei tumori, diciamo casualmente. Un paio di settimane fa uno strano incidente stradale si è portato via il magistrato Bisceglia della Procura di Napoli, non so se sai che indagava proprio sulla terra dei fuochi. È possibile a tuo avviso cambiare le cose dal basso contro poteri che sembrano troppo forti, o anche qui si combatte solo per la propria coscienza critica? Non so se è possibile, ma so che non combattere è impossibile. Hai detto tutto. Ultime considerazioni, ritorniamo ai 99 posse. Da poco è uscito un libro che è praticamente la prosecuzione letteraria del disco, ovvero la vostra biografia ufficiale, Curre Curre Guagliotti, Rosario dello Jacopo. Leggendo in alcuni stralci, Luca, si respira veramente un vissuto carico di esperienze molto forti, di lotta, di passione politica. Prima ce ne hai raccontato un po' di spezzoni e di tutto ciò che ne consegue. Penso il giorno del tuo arresto, che doveva essere il giorno dell'esordio live dei 99 posse, e tutto il periodo susseguente. Rileggendoti all'esterno, ti chiedo, come ti sei visto? C'è qualcosa che cambieresti, che non rifaresti? Ti è mai capitato di pensare, ma chi me l'ha fatto fare, per esempio? Lo penso tutti i giorni, però rifarei esattamente tutto quello che ho fatto, così come l'ho fatto. Per concludere, c'è in programma in un futuro prossimo un nuovo lavoro di inediti? È già pronto, non è che c'è in programma, lo stiamo finendo di aggiustare, si uscirà tra ottobre e novembre di quest'anno. Perfetto, un ottimo scoop. E noi ti ringraziamo per la disponibilità, il tempo concessoci. E se vuoi fare un saluto agli amici di Gioia Video Channel, ricordiamo una web TV che è appena nata e si onora questa sera della tua presenza. Volevo salutare gli amici di Gioia Video Channel, persone che mi hanno dato un po' di, come dire, di speranza in più, almeno nella figura di quest'uomo che mi è venuto a intervistare, no? Che mi ha fatto ecco, con una serie di domande di un certo peso e di un certo calibro, mi ha fatto comprendere che alla fine non siamo così soli come alle volte pensiamo di essere. Grazie. Grazie a te e in bocca al lupo per tutto. Popolare non è buono, perché contro culturale magari, perché rompo cazzo a troppa gente, sì, ma allora.